Nuovo intervento dei sindacati di categoria del commercio, Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux, per sollecitare l'attenzione alle condizioni di pericolo in cui si trovano a lavorare 12.000 dipendenti in tutta la regione. Le segreterie unitarie hanno inviato una lettera ai prefetti sardi al fine di informarli della situazione. Un dovere etico, si legge nella nota, a protezione della salute di tutti i commessi, oggi ancora pericolosamente esposti al contagio e ai comportamenti irresponsabili di qualche azienda e di una parte della clientela. I sindacati ricordano che il 9 marzo hanno inviato una lettera a tutte le aziende del settore commercio sollecitando il rispetto della normativa e invitandole all'adozione di buone prassi al fine di evitare la diffusione del Covid-19 e il possibile contagio. La lettera, scrivono i sindacati, ha sortito effetti benefici perché diverse aziende hanno risposto positivamente, anche se alcune sono state diffidate perché hanno continuato a reiterare le violazioni. Il 18 marzo, Philcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux hanno redatto un vademecum per i clienti con 14 buone prassi al fine di assicurare un'esperienza di spesa sicura per la clientela e i commessi. Ma i sindacati rilevano che a preoccupare sono alcuni comportamenti della clientela, spesso irrispettosa delle norme del lavoro dei commessi, dalle pretese di poter entrare nei negozi contemporaneamente, spesso con l'intera famiglia, al mancato rispetto della profilassi sanitaria, perché utilizzano la scusa della spesa per uscire di casa, recandosi nello stesso supermercato anche 2 o 3 volte al giorno e per spese di modica entità. La carenza o l'assenza di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, spesso difficilmente reperibili sul mercato, monouso e consegnate solo una per dipendente, sta creando apprensione tra i commessi. I carichi di lavoro sono aumentati enormemente per il continuo assalto della clientela, scrivono i sindacati, preoccupata senza motivo delle improbabili carenze di merce. Da qui la richiesta di un incontro con i prefetti al fine di analizzare la situazione e adottare ulteriori misure a tutela dei lavoratori e dei clienti.